Domenica 17, questa è la raccolta di ieri tutta la giornata, tre uscite e una sola stamattina, di prima mattina all'inizio proprio fino alle 9, dalle 6 alle 9 di stamattina. Questi qua sono, è il frutto di quelli di stamattina. Tutto il resto invece è di ieri, in due, compresi i frutti di bosco. Solo i porcini pesano 9 kg e 3 etti. Dopo ci sono, naturalmente, le tare, metti 3 etti di plastica e quindi 9 kg di porcini. Non è ancora il mio record che è 10 kg e mezzo, ma belli come stavolta, perché sono tutti, quasi specialmente quello di stamattina, tutta roba freschissima, appena sbocciati. Belli, 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 consistenti. Questi sono i tre che ho trovato appena arrivati, dove avevano trovato i 39 piccoli, tutti assieme in pochi metri quadrati. E dai tanti che ho trovato l'altra volta, ho trovato solo questo bellissimo trittico, e comunque sono porcini da nocciola, quindi un po' più piccoli, ma più profumati. Dopo, questi qua sono i residui dei temporali, quindi c'erano ma erano tutti imbrombati d'acqua, tranne quelli appena sbocciati, mentre quelli di stamattina erano favolosi. Ne ho trovati anche di disfatti, ma non li ho neanche raccolti perché non ci stavano nello zaino. E mi sa perché per 2 anni ho scorta di porcini. Ecco, un insieme. E adesso purtroppo mi resta da pulire e da mettere via. Però ne farò essiccare parecchi, che sono abbastanza bagnati quelli di ieri. Ecco, in fila 61 porcini più diversi gambi che si sono gli unici salvati rispetto all'ombrello che era da buttare via. Comunque su 61 ce n'è 35 buoni da conservare in congelatore a metà, quindi da poter fare qualsiasi cosa. E il resto c'è da farli essiccare perché sono imbrombati e rotti comunque e non così belli. Ma ce n'è qualcuno, come questi qua sono tutti gli ultimi che ho raccolto stamattina. È incredibile come questo, anche se è mangiato, ma è di una consistenza pazzesca. Ce ne sono anche di o come questo. E come dicevo, ero arrivato anche 10 kg e mezzo, ma con porcini il doppio anche di questi, quindi facevano volume anche perché erano pieni di acqua, e però consistenti come questi, ma è la media giusta. Settimana scorsa li ho trovati un centinaio tra piccoli e grandi, però erano troppo piccoli, tipo tantissimi di questi proprio, o di questi. Infatti ne ho trovati 39 tutti assieme di questo tipo, quelli delle nocciole, che non facevano peso, facevano numero. Però questi qua marron sono quelli proprio da vero porcino, che è quasi più grande il gambo che non l'ombrello. Quindi una bella soddisfazione, vediamo se riesco a beccarli tutto dall'alto. E sono talmente lungo che non riesco proprio a. Non ho le braccia per
sufficientemente lunghe per prendere il tutto. Ecco, una bella soddisfazione a memoria e soprattutto per l'ho fatto senza ansia, in poco tempo, camminando regolarmente, quindi anche la prestazione fisica è stata molto importante, perché specialmente quella di stamattina sono partito alle 5 ed ero in quota alle 6 e un quarto e dopo son sceso pian piano tranquillo nel bosco, sapendo già dove dovevo andare e più o meno i posti che avevo trovati i giorni prima e settimana scorsa, e a 10 alle 9 avevo già terminato. Ancora una portata del genere, faccio la scorta per 3 anni di porcini, quindi potrà anche essere un'annata balorda, però quest'anno manca altre cose, ma tutta la pioggia che è venuta è imbrombata tutti i pendii montani e anche il sottobosco, è sufficiente una mezza giornata di sole che li fa proprio spuntare proprio come i funghi.